Venerdì 6 gennaio, l'Epifania, ben ritrovati nell'edicola di Otto Channel, andiamo subito a vedere i giornali. La prima del Corriere della Sera, controlli in carcere su 373 detenuti a rischio terrorismo e intanto sull'immigrazione Roma premiata con 4 milioni. Poi, Quattro morti in Turchia, autobomba in Mitra, attacco a Smirne, crocevia di miliziani, Turchia ancora nel mirino del terrorismo. I conti degli italiani, famiglie un po' più ricche, risparmi investiti soprattutto in fondi e polizze. La sanità non è un'emergenza, rassicurano dal Ministero, ma la meningite fa paura, continua la corsa al vaccino. E poi l'ondata di grande freddo e gelo con precipitazioni su centro e sud, la neve copre i paesi feriti del terremoto nel centro Italia. In sottotestata il lutto scomparso a 84 anni, De Mauro, l'Italia perde un maestro di civiltà fu ministro della pubblica istruzione nel governo Amato nel 2001. Questa è in sintesi la prima del Corriere della Sera. Prendiamo adesso La Repubblica, edizione eh, nazionale. Innanzitutto il reportage fotografico eh, di Paolo Pellegrin sulla battaglia decisiva contro l'Isis a Mosul, Gli occhi della guerra. Questa fotografia descrive un ragazzo accusato di fare ricognizioni per l'ISIS trascinato via da un soldato iracheno appunto nella città di eh, Mosul e poi smog le città a rischio poco tempo per salvarle uno studio che arriva dal Canada fa scattare l'allarme intanto psicosi meningite e assalto ai vaccini la Turchia Sotto attacco, smirne nel sangue, autobomba fa strage davanti al tribunale, almeno due morti, uccisi anche i due terroristi, uno però sarebbe ancora in fuga. A Ravenna è espulso un turisino e il Premier Gentiloni dice i terroristi radicalizzati in carcere e sul web. Addio a 84 anni a De Mauro, il maestro eh, della lingua italiana. E poi in taglio basso, come cambia la cultura da De Mauro all'iPhone, i primi dieci anni del mondo in tasca. Il 9 gennaio 2007 Steve Jobs presentava eh, l'iPhone, così ci ha cambiato la vita. Andiamo all'interno di Repubblica. E troviamo subito il rapporto sullo smog, l'ultimo allarme della scienza e chi vive vicino al traffico rischia danni al cervello. Lo rivela uno studio e Legambiente boccia Torino, maglia nera in Italia. Naturalmente il paese simbolo dello smog e dell'inquinamento è la Cina, l'inquinamento travolge il partito, corrosa la credibilità del governo, il caso polveri sottili a livelli di guardia e persino il giornale dei comunisti si indigna sullo smog. L'intervista con lo scienziato Gianni Silvestrini, direttore del Kyoto Club, nel 2000 lanciò il car sharing nel nostro Paese. Più bici e meno consumi, solo così le nostre città, dicono, dice Silvestrini, potranno davvero eh, respirare. È stato anche direttore generale del Ministero eh, dell'Ambiente. Gli edifici, secondo Silvestrini, sono responsabili dell'emissione eh, di polveri due o tre volte superiore ai trasporti. Questo per quanto riguarda l'allarme smog, proseguendo da Repubblica. Passiamo da un allarme all'altro, l'allarme meningite, psicosi meningite, assalto ai vaccini, centralini delle ASL in tilt, invasi gli studi pediatrici, ieri un vertice straordinario al Ministero della Salute, ma nel paese rassicurano che non c'è alcuna emergenza, l'appello dei medici di famiglia, evitate la corsa ai farmaci. L'intervista con Walter Ricciardi, presidente Dell'Istituto Superiore di Sanità diffuse troppe false notizie, più casi soltanto in Toscana. Capisco la paura, dice Ricciardi, ma è del tutto infondata. E a proposito dei bambini, importante sostenere le campagne dedicate ai bambini e portare le coperture sopra il 90-93%. Proseguendo ancora da Repubblica. L'emergenza terrorismo, l'allarme del premier Gentiloni, reclutati nelle carceri e sul web. Il premier, l'Italia rischia però meno di altri paesi, il ministro Minniti, l'immigrazione non c'entra, la commissione di esperti sulla radicalizzazione così si batte l'estremismo. E poi nel fortino nella capitale dei jihadisti italiani, Ravenna, il nordafricano espulso ieri abitava da quando aveva un anno nella città con il maggior numero di foreign fighters. Sono indeciso se fare una strage, così Marwan, il tunisino cresciuto nella capitale dei jihadisti italiani, appunto Ravenna, il 26enne era sposato con una ragazza del posto con cui aveva avuto anche un figlio. I combattenti partiti da qui, da Ravenna, sono sei e altri hanno fratelli che vivono nel quartiere uh, multietnico. I foreign fighters di Ravenna sono tutti tunisini, una comunità con 1262 membri e quasi tutti avevano precedenti penali per spaccio di uh, stupefacenti, anche Marwan aveva scontato condanne per droga e furti. Proseguendo, sempre a proposito di terrorismo, il reportage La paura della Turchia, autobomba. A Smirne, quattro morti, il paese sotto attacco e nel caos. In poco più di 20 giorni, le tre città più filo occidentali e laiche sono state colpite dal terrorismo. E a essere ieri nel mirino, una città cosmopolita come Smirne: trovate tante armi, il comando preparava un'altra strage. E poi a proposito. Degli ultimi attentati, appunto eh, Repubblica ci ricorda il 10 dicembre e il 1 gennaio ad Istanbul, ieri a Smirne il 19 dicembre eh, ad Ankara è stato ucciso l'ambasciatore russo Andrei eh, Karlov. E poi a proposito della strage di Capodanno, caccia all'uomo, controlli alle frontiere, ma al momento eh, dalle indagini nessun indizio concreto sul killer di Capodanno. Ecco la fotografia del ricercato, l'uomo sospettato per l'attacco alla discoteca Reina. E proseguendo ancora da Repubblica, parliamo un po' della televisione: la strana coppia Conti De Filippi a Sanremo. Per sbancare l'Auditel sarà Maria De Filippi dunque ad affiancare eh, Carlo Conti nella conduzione del prossimo festival di eh, Sanremo sul palco dell'Ariston. Qui c'è l'intervista con eh, Pippo Baudo a proposito di Sanremo, uno che eh, la sallunga e parla di scelta intelligente quella di affiancare. Uh, la De Filippi a Carlo Conti e il commento: l'alleanza tra Rai e Mediaset fa scoccare l'anno zero della televisione. Ormai la gestione della cosa televisiva è affidata ad agenti e alle case di produzione. E succede anche questo: che siano sul palco di uh, Sanremo, evidentemente, un esponente della Rai, Carlo Conti, e una di Mediaset come Maria uh, De Filippi. L'ultima pagina selezionata. La Repubblica... E pagina 18 per eh, la cronaca. Innanzitutto il maltempo, temperature polari sulle dolomiti, arriva la neve sulle macerie, soprattutto ad amatrice gelo in tutta Italia, termometro eh, a picco. Ecco la fotografia molto bella delle macerie eh, di amatrice eh, ricoperte di neve. E poi la Calabria incoronata dal New York Times è una meta al top per il buon cibo. Il quotidiano. Il quotidiano americano la suggerisce, suggerisce la Calabria tra i luoghi da visitare nel 2017. Per il sindaco di Reggio, Falco Matà, il turismo deve liberarsi degli interessi sporchi. Guardate qui eh, che bel paesaggio che arriva proprio questo scorcio dal, dalla regione eh, Calabria, premiata evidentemente dal eh, New York Times. E ci sono al riguardo anche le interviste con lo chef Luca Abruzzino, io chef che ama la sua terra, e con Gennaro Esposito, ma i clienti spesso si lamentano, altro chef. Quindi la Calabria eh, premiata dal New York Times per la buona cucina. Lasciamo la Repubblica Nazionale, prendiamo adesso Repubblica Napoli. La legge del terrore è chiusa, la duchesca dopo il raid, i clan bloccano gli ambulanti africani, bancarelle rovesciate, la procura agli immigrati colpiti, denunciate e non sarete espulsi. Qui nella fotografia proprio una bancarella degli immigrati rovesciata alla Duchesca. A il ministro Orlando con i calciatori del Napoli si rivolgono ai minori reclusi e dicono il riscatto è possibile. Collusioni con i clan, indagato Romeo, gli avvocati difensori dicono accuse strumentali per arrivare ai politici. Poi l'ambiente, piano rifiuti, arriva lo stop del Ministero alla Regione, il gelo soffia sull'Irpinia, eh, collegamenti ridotti per le isole della Campania, il maltempo imbiancato, come vedete nella fotografia, anche il Vesuvio. All'interno di Repubblica Napoli l'allarme eh, criminalità, come dicevamo, la duchesca chiusa per paura, la camorra blocca gli ambulanti. Dopo il raid, bancarelle rovesciate nelle strade e stranieri allontanati dalla zona. Parla uno degli immigrati feriti: Potevo morire, ho paura, ma ora voglio solo tornare a lavorare. L'associazione che li difende dice che non è un problema solo degli immigrati: qui tutti pagano l'estorsione, anche i commercianti italiani. Intanto la procura dice che gli immigrati feriti non saranno espulsi e intanto si cerca il quarto uomo, un cittadino senegalese bersaglio della sparatoria. Migliora la bimba ferita eh, al Santo Bono in un video l'aggressione con le spranghe, pizzo di 30.000 euro sulla quinta settimana di dicembre. E dunque proseguono le indagini della polizia sulla sparatoria dopo un raid contro gli immigrati armati di eh, Spranghe. Il sindaco con De Vincenti ieri poi rilancia la sfida a Saviano, eh, incontro a Roma sul patto per Napoli e allo scrittore dice venga qui e si mangi un'emozione, attacca chi lavora da anni per cacciare la camorra dalla città. Questo per quanto riguarda... Repubblica Napoli, prendiamo adesso il mattino e allora la prima nazionale, sei foreign fighters rientrati in Italia, terrorismo, la relazione del governo, Gentiloni, carcere web, scuole. Di uh, Giad per le interviste del, del mattino c'è Dries Mertens che dice: Attenta, Juve! Il Napoli è da favola. I bianconeri hanno perso qualcosa e sono un po' vecchi. La rimonta è possibile. Mi piace fare il centravanti da Bugiardi, dire che non vorrei vincere la classifica dei bomber. La sua infanzia ero scundito già in Belgio, sempre in strada con la palla su Sarri, un maestro sul campo, ma anche per il futuro e sulla sfida con il Real. Siamo diventati grandi, Ronaldo e i Blancos non ci fanno paura. Poi sui rifiuti, scontro Governo-Regione con il ministero che boccia il piano, Bonavità con la replica: Roma non ha competenze. Contestati lo stop al secondo termovalorizzatore, il ricorso alle discariche e il flop della differenziata. Ancora il focus sulla psicosi meringite, corsa al vaccino, ma per l'influenza sono state buttate milioni di dosi e i medici dicono evitare la corsa ai eh, farmaci. Vintaglio basso, il lutto. L'addio a Tullio De Mauro, scienziato della parola, era nato a Torre Annunziata, ex ministro e linguista, è morto ad 84 anni. Vediamo un po' di Napoli dal mattino, con il prosieguo dell'intervista. A Dris Mertens, il bomber dice: Sì, sogno di vincere la classifica dei cannonieri d'Italia. Tra i miei desideri per l'anno nuovo c'è quello di segnare ancora tanto. Finora 49 i gol realizzati per lui eh, a Napoli e al Napoli dal 2013. E allora, attenta, Juve ti riprendiamo. Niente più bello del mio Napoli. Mentalità vincente? La nostra perché proviamo sempre a fare gol. E mi piacerebbe continuare a giocare al centro però sono pronto a tornare sulla sinistra una volta che rientrerà Harek Milik Intanto Pavoletti, l'ultimo arrivato domani contro la Sampdoria, non ci sarà. Il mio debutto sarà in Coppa Italia, dice Leonardo Pavoletti. L'attaccante svela che con la Sampdoria non andrà neanche in panchina. Le scelte di Sarri per il match contro i Liguri, Usai K.O. per l'influenza, mentre torna ad allenarsi Chiriches Zieliski verso la panchina. Domani dunque ritorna il campionato con l'anticipo al San paolo napoli Uh, Sampdoria. E dicevamo ieri della visita del ministro Orlando con tre calciatori del Napoli, proprio Mertens, Hamsic e Pavoletti, al carcere minorile di Nisida. Hamsic, Mertens e Pavoletti, i re magi dei ragazzi di Nisida. I tre giocatori del Napoli hanno accompagnato il guardasigilli Orlando, gli azzurri nel carcere minorile tra corni, pizze e tifo da stadio. I palloni del Napoli per giocare le partite sul campo dell'Istituto di Nisi da questo il dono dei calciatori e poi il ministro Orlando il suo spezia giocherà proprio contro gli azzurri in Coppa Italia tra pochi giorni ma adesso dice Orlando sono eh, davvero in difficoltà insomma una giornata eh, particolare vissuta con i giovani ospiti del centro per festeggiare tutti insieme eh, l'epifania possiamo vedere il servizio c'è cioè proprio l'intervista al ministro Orlando vediamo che Napoli sia una delle realtà in cui la criminalità organizzata ha un peso abnorme e un dato scientifico non servono singoli episodi. E questa è la constatazione di Andrea Orlando, Ministro della Giustizia, in visita al carcere minorile di Nisida. Il riferimento alla sparatoria di mercoledì in cui è rimasta ferita una bambina di 10 anni. Ma il riscatto è possibile, ha detto il ministro. Che per l'occasione si è fatto accompagnare da tre idoli del Napoli Calcio: AmSIC, Mertens e il neoacquisto Leonardo Pavoletti. Alle spalle purtroppo abbiamo anche mesi nei quali anche si sono succedute vicende ancora più tragiche. Nasconderlo credo che sarebbe sbagliato, sarebbe naturalmente sbagliato pensare che non c'è la possibilità del riscatto, pensare che questo debba cancellare anche tutti gli elementi di forza, i punti di forza che questa città ha, ma rimuovere questo aspetto credo che sarebbe eh, un errore. Credo davvero che vada apprezzata la sensibilità della società, dei giocatori che sono venuti qui questa mattina perché ci aiutano a mandare un messaggio all'esterno che questa realtà è una realtà che non va dimenticata, il carcere in generale è una realtà che non va dimenticata, perché se viene dimenticata produce soltanto effetti negativi, è importante che si creino dei ponti, dei rapporti tra esecuzione penale, tra realtà penitenziarie e società e contemporaneamente hanno mandato un messaggio importante anche ai ragazzi, si può avere successo, si può avere un'affermazione, ma non bisogna dimenticarsi di chi si trova in una situazione eh, di difficoltà. La visita si è conclusa tra l'entusiasmo dei ragazzi, il coro finale di un giorno all'improvviso e l'immancabile foto di gruppo. E le parole di Orlando le ritroviamo nella prima interna del Mattino Napoli, l'emergenza a Napoli c'è, il ministro della giustizia ha sbagliato a nasconderlo, come dire che non c'è possibilità di riscatto. Discutiamo insieme di come affrontare le emergenze sociali. Il reportage, il day after della Duchesca, Bancarelle e Immigrati Spariti. L'intervista con il filosofo Esposito. Ci sono ancora troppe zone grigie. Sulla lotta al crimine dice l'illegalità si combatte anche con l'attività della polizia. Municipale. Per la politica De Vincenti e il sindaco via al patto per Napoli, il vertice tra ministro e De Magistris De Luca è intervenuto in collegamento telefonico. Il caso, il diktat dell'EAV ai dipendenti, niente social sul, sul posto di lavoro. Poi il gelo di questi giorni, mai così freddo dall'inverno del 1956, Bianco Vesuvio, la Befana eh, sotto zero. E poi l'inchiesta sul Cardarelli, Romeo indagato per concorso esterno, gli avvocati, la procura usa l'imprenditore per colpire. Alte cariche dello Stato. Il giallo di Chiaia, l'omicidio di Viale Maria Cristina di Savoia, Lucio Materazzo, un test, sostiene la tesi del delitto e caccia in tutto il mondo al fratello minore Luca. E poi San Carlo, i VIP per Diego Maradona, c'è anche insigne volati in due giorni 1300 posti per lo show del 16 gennaio con Alessandro Siani e eh, Diego Maradona questa è la prima interna del mattino Napoli, adesso prendiamo la prima interna del mattino Benevento, dove troviamo innanzitutto il maltempo Sannio, così come l'Irpinia ostaggio di neve e ghiaccio la zona più colpita è quella del Fortore e oggi le previsioni non danno tregua gruppo di scout salvato dai vigili del fuoco, in campo anche i trattori per liberare le strade. Poi si parla della viabilità, anche in città arrivano i parcheggi rosa per la politica, Mastella, Ricci, Partito Democratico e ormai eh, tutti contro tutti. La sanità, pronto soccorso, in arrivo i medici, ma eh, saranno a termine e poi un altro lutto nel giorno della scomparsa di Tullio De Mauro si spegne un'altra Figura di professionista esemplare, eh, l'Irpino eh, Michele Sandulli, eh, si spegne Sandulli. Una vita tra diritto e impegno sociale. Era nato a Benevento, viveva eh, ad Avellino. L'ultimo saluto è previsto domani alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie eh, ad Avellino. Poi andiamo in provincia a San Nicola Manfredi, taglio alto: Rapina Lampo da 70.000 euro all'ufficio postale. In tre hanno fatto. Irruzione ieri all'apertura facendosi scudo con un dipendente, il direttore colto da malore dopo la fuga dei banditi, caccia all'uomo al momento senza esito. Anche qui ascoltiamo i dettagli del servizio di Alessandro Fallarino. Sono entrati in azione mentre dal cielo cadeva la prima neve nel Sannio. Erano le otto quando tre banditi armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno dell'ufficio postale di San Nicola Manfredi in provincia di Benevento. All'interno c'erano il direttore, un impiegato. Era tutto pronto per il pagamento delle pensioni. I malviventi hanno minacciato con le armi gli impiegati, si sono fatti consegnare 72.000 euro. Durante le concitate fasi della rapina, il direttore ha anche accusato un malore. A quel punto, i banditi hanno preso il bottino e si sono fatti consegnare anche le chiavi di una Fiat Punto, auto di uno dei dipendenti con la quale si sono allontanati in gran fritta, lasciata dinanzi all'ufficio postale invece una Fiat 1. Si tratterebbe dell'auto con la quale i rapinatori sono arrivati nella zona dopo esattamente un anno. A gennaio del 2016, infatti, due banditi tentarono un altro colpo. Anche in quell'occasione erano entrati in azione durante una nevicata. Questa di oggi è la quarta rapina messa a segno nel Sannio in poco più di due settimane. Le altre tre erano state commesse in altrettante abitazioni della Valle Caudina e Valle Telesina. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri di San Giorgio del Sannio e di Benevento. Chiudiamo i giornali con la città di Salerno. Innanzitutto bocciato il piano rifiuti della regione per il ministero impianti non idonei. Caldoro De Luca fallimentare. E poi commercio malato nella City, saldi tardivi e insidiati dal gelo. Ma ogni anno a Salerno aprono 100 bar. La fotonotizia è su. Sulla Salernitana, mercato e futuro, Rosina torna dietro le punte. Il capitano agirà da trequartista nel nuovo modulo di Bollini. Si stringe intanto per il portiere Vigorito, chiesta al Milan l'ala Oduamadi. E anche qui la cultura è in lutto. Morto De Mauro, Salerno Sinchina, il grande amico dell'università, aveva insegnato all'Università di eh, Fisciano, Tullio eh, De Mauro. Questo eh, per quanto riguarda la città di Salerno e allora chiudiamo con il nostro sito, come al solito, ottopagine.it, eh, andiamo a vedere le ultime notizie caricate sul web, innanzitutto dalla sezione di eh, Avellino, neve ad Ariano, secondo round dell'Epifania, in pochi di buon mattino hanno affrontato la tempesta della Befana, seconda giornata di neve in città, eh, in molti hanno rinunciato all'auto, allungando l'orario della sveglia mattutina ad Ariano. Proseguendo ancora da Avellino, Epifania di dolore, ancora da Ariano Irpino, Ari Ariano scusate, piange Fernando Scausillo. Noto commerciante della città, tempesta della befana in Campania tra vento gelido e neve. A proposito della neve, a Pietra Stornina: 25 Boy Scout bloccati in montagna, fortunatamente sono stati salvati. E poi sullo Stir la provincia assicura nessun ampliamento, ma i sindaci frenano. Tutto rimandato a lunedì. Dopo l'incontro di ieri mattina a Palazzo Caracciolo tra i sindaci della Valle del Sabato e il presidente. Domenico Gambacorta, da Avellino ci trasferiamo su Benevento, auto va a fuoco, gli occupanti riescono a mettersi in salvo, è accaduto dopo Fragneto, camion finisce fuori strada a Buonalbergo. Andiamo ancora avanti da Benevento, maxi furto in macelleria, rubati macchinari, carne e salumi, sparita merce per un valore di circa 30.000 euro, sempre in via Ponticelli, trafugate anche due auto. Scorrendo ancora, Fortore isolato e sommerso dalla neve, c'è anche il reportage fotografico da Montefalcone di Valfortore. Paura per un altro gruppo di scout a Pandarano, dieci ragazzi bloccati in montagna. E poi ritroviamo la notizia da San Nicola Manfredi, banditi armati rapinano le poste, malore per il eh, direttore. La sezione di Caserta. Allerta neve, Caserta si prepara a fronteggiare l'emergenza, parla il sindaco Marino, si invita la cittadinanza a ridurre al minimo l'utilizzo dell'automobile. Scorrendo ancora da terra di lavoro e in fila all'ufficio postale si accascia al suolo e muore a Santa Maria a Vico, purtroppo inutili i soccorsi a perdere la vita una 62enne ucraina. Trovato in strada senza vita, shock eh, ad Aversa. E poi eh, l'ultima slide: Maddaloni si fermano all'alt, aggrediscono i carabinieri e scappano. Arrestati due giovani albanesi. Dopo la fuga in auto, hanno cercato di fuggire anche a piedi, ma dopo questo rocambolesco inseguimento, sono stati fermati e arrestati. La sezione di Napoli adesso. Neve e Gelo di notte niente acqua dai rubinetti, ecco dove succede. La Gori sospende l'erogazione idrica fino a domenica in ben, in ben nove comuni eh, Campani e sono Ercolano, Brasigliano, Gragnano, Massalubrense. Lettere, Piemonte, Sant'Agnello, Sorrento e Viquequense. Niente acqua dalle 22 alle 6 del mattino eh, successivo. Andiamo avanti, la cronaca ci porta a Nola. Ti ammazzo se non ti prostituisci, ma lei lo fa arrestare. A Napoli trova valigia con 5.000 euro e la restituisce al proprietario. Il bel gesto è accaduto sul bus dell'Eav al Capolinea di Portanolana. Scorrendo ancora, rissa davanti al supermarket di Volla, 42enne accoltellato alla gamba, finisce ai domiciliari il suo aggressore. E poi l'ultima slide da Napoli, Meringite, nuovo caso in Campania, una tredicenne trasferita al Cotugno, ancora un Dunque, dopo il diciottenne di Angelo la morto e la piccola di 16 mesi che fortunatamente si è salvata, sempre al Cotugno. Chiudiamo con la sezione di Salerno. E innanzitutto troviamo è ancora polemica sui mercatini di Natale. Sentito eh, di Lorenzo, il dirigente, ha negato di aver ricevuto eh, alcun avviso di eh, garanzia. Quindi continua la polemica, ricorderete delle scorse settimane il sequestro Lampo poi revocato dei mercatini di Natale a Salerno. Saldi, falsa partenza, la delusione dei commercianti nel video eh, realizzato dalla nostra eh, redazione, ma il tempo e pioggia, hanno frenato gli acquisti. Scorrendo ancora, anche con la neve, Pietro in slip in bicicletta, guardate la fotografia avvistato ormai... L'ormai mitico ciclista Pietro di Banzano, frazione di Montoro, che viaggia sempre sulla sua bicicletta, indossando soltanto un pantaloncino e degli slip, e lo ha fatto anche con la neve per strada. Andiamo avanti ancora da Salerno: maltempo e neve anche nel Salernitano, difficoltà sulle strade, imbiancata anche la costiera amalfitana. L'ultima slide. Eccola qui il mistero della donna scomparsa nel Rogo a Santo Eginio del Monte Albino, riprendono le ricerche dell'anziana, l'87enne, con ogni probabilità morta carbonizzata nell'incendio della sua casa avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Va bene, è tutto anche per stamattina, sono le 8 all'orologio di 8 Channel, ci fermiamo qui con l'edicola, grazie ad Aldo Ferizia in regia, aggiornamenti dal touchscreen sul nostro sito che tornano già alle 11 e poi a mezzogiorno e alle 14, come al solito inizia il primo pomeriggio tutto dedicato all'informazione. Arrivederci e buona giornata.